Allora, dicevamo una cosa qua, ho sbagliato. Sì, lo metto n su t. Quindi qua è seno di y psi su y psi. No, ho sbagliato, non è che ho sbagliato, è che se la scrivo in quell'altro modo non esce la definizione che voglio chiedere. Ok? Ok. Allora, vabbè, quindi qua non stiamo a y mezzi, ma stiamo a un mezzo. Qua stiamo a 1, qua stiamo a 3 mezzi. Ok. Sì, un mezzo, 1, 3 mezzi, eccetera. Ok. Però per il resto vale. Adesso noi cosa sappiamo? Sappiamo che F ha quel tipo di espressione. Però C, che cos'è? C con N è questo qui. Ma chi è? Andiamo a vedere questa funzione g con n di psi. Che cos'è? È tc con n. E andiamo a esprimere tc con n, in questo caso qui, veniva tc con n, tc con 0 viene 1, tc con n viene questa funzione, questa qua. Questa qua è, abbiamo detto, g con n di n su t. Ok? Allora, se noi in realtà non pensiamo alla funzione, perché questa qua, in realtà, se noi facessimo la convergenza, questa convergerebbe quasi ovunque a 0, no? Ma se noi prendiamo la funzione che interpola la g con n, no? Cioè supponiamo di fare, di collegare questi valori, di prendere la funzione che diciamo nelle zone intermedie interpola i valori, cioè collega linearmente, ecco, una funzione affine per i due valori. Allora, in questo caso, quella la chiamiamo g di n. Beh, è chiaro che g di n, quando n tende a più infinito, converge a che cosa? Alla funzione sin di psi. Perché quella là, su tutti quei punti che però diventano, quindi su, quando sono distanziati questi punti? Questi punti sono distanziati 1 su t tra di loro, no? Perché n meno 1 su t e n su t sono distanziati 1 su t. Quando t tende a infinito, praticamente ci avete una distribuzione di punti su a e z. Quindi questa qua converge a sin su t. Ok. Ma chi è tc con n d'altro canto? Tc con n non è proprio l'integrale tra meno t mezzi e t mezzi di f di t e alla meno 2 pi greco i, anzi i 2 pi greco, se non è l'integrale di t, n su t per t piccolo in dt. Questo è tc con n, no? E in qualche modo, almeno intuitivamente, quando n tende a infinito, questo è quello che abbiamo chiamato, o l'abbiamo chiamato adesso, l'abbiamo chiamato psi. Quindi questa è
con n sì. Allora, quando qui bisogna in qualche modo, è vero che io faccio tendere t a infinito, però dove la n dove la vado a valutare deve essere fatta in modo che n su t rimanga vicino a sì. Il processo è più complicato, però qua stiamo parlando soltanto a livello intuitivo. Quando n va a infinito, questo qua è come se si avvicinasse a questa qua, diciamo che va a quella che chiamiamo f cappuccio di x, quella che sarà la trasformata di Fourier, e qua andrà meno infinito infinito f di t e alla meno i 2t greco xi t in t, avendo scelto queste notazioni qua. Ok? Quindi questo è quello che giustifica a livello intuitivo il fatto che io vado a definire, questa è una definizione, io parto dalla funzione rect e o parto dalla funzione f, vedremo la stessa cosa, e vado a definire la trasformata di Fourier come integrale da meno infinito e più infinito di f di t ed e alla meno i 2π greco si t indietro. Ok? Questa è una definizione, quindi in realtà nel caso della funzione rect, per esempio, andiamo a fare il conto, chi è la rect trasformata calcolata in sì, devo fare l'integrale tra meno infinito e infinito, vediamo se torna questo discorso, verifichiamo a posteriori, se funziona mi deve venire la sinc. Qua c'ho f di t era rect di t per e alla meno i 2π greco si t in t, questo non è altro che l'integrale tra meno un mezzo e un mezzo, la funzione rect tra meno un mezzo vale 1, quindi qua ci devo mettere e alla meno i 2π greco si t in t, ma la parte immaginaria mi fa 0 perché dispari. Quindi devo fare integrale due volte integrale da 0 e mezzo, che la parte reale è pari, del coseno di 2π greco si t in t. E questo quanto mi fa? Mi fa la primitiva di questo, è seno di 2π greco si t fratto 2π greco si. E questo lo devo valutare dove t vale un mezzo e dove t vale 0. Ma se t vale 0 e il seno di 0 vale 0, supponiamo che xi sia diverso da 0, se t vale invece un mezzo, qua mi viene seno di pi greco xi, 2 e 2 si semplifica su pi greco xi, e quindi vedete che viene la sintesi. Ok? E dice, ma è in 0 la definizione della fai è opportuna, qua e alla 0 fa 1, l'integrale tra meno infinito e più infinito di rect fa 1, e infatti questo qua per psi che tende a 0 tende a 1. Ok? Quindi viene la funzione sinica. Più precisamente viene la sinica che vale questa funzione quando psi è diverso da 0 e 1 quando psi è uguale a 1. Se adesso, quindi qua non abbiamo dimostrato niente, abbiamo semplicemente giustificato in un certo senso che
Così come noi per una funzione periodica avevamo dei coefficienti di Fourier C con N, una successione di coefficienti di Fourier, quando abbiamo una funzione non periodica, perché quando io ho mandato T a infinito, qua la ret non è più periodica, le copie non ci stanno più, diciamo il comportamento di questa funzione si può analizzare tramite questo integrale, tramite un'altra funzione che xi per xi mi dice, come dire, nello spazio delle frequenze, quali sono le frequenze, quant'è la componente lungo la frequenza xi. Ok, è chiaro che qua c'è un passaggio dal discreto al continuo, questo passaggio riflette fattori profondi della, di carattere matematico, però non ne voglio parlare, sennò i discorsi sono in casino. Ok, quindi questo è un primo esempio, va bene? Adesso però che vogliamo fare noi? Per prima cosa, allora, prima cosa vogliamo vedere che il concetto non funziona solo con la rete, funziona analogamente con tante funzioni, basta che siano periodiche, io le mandi infinite. Perché? Allora, perché allora, guardate bene, supponete che f sia in L1. Ok? Allora, quando io vado a calcolare c con n in valore assoluto, questo è minore o uguale di 1 su t per l'integrale tra meno t mezzi e t mezzi in valore assoluto di f di t di t. Come andavo a fare il modulo, il modulo di questo, anzi modulo perché stiamo finendo con questo, modulo di questo, per modulo di questo fa 1, e quindi mi viene minore uguale di 1 su t per la norma di f in L1 di f. Quindi come vedete il coefficiente ennesimo c con n è dell'ordine di 1 su t. Quindi innanzitutto per definire la funzione g con n, se vi ricordate g con n è un altro che tc con n, effettivamente c'ha senso riscalarlo perché sennò non sono altre uguali. E quando, se vi ricordate, abbiamo fatto questo discorso, in questo discorso quell'osservazione ci fa capire che in un certo senso si può fare, si può cercare di impostare un limite qua dentro, perché possono esserci delle cose che garantiscono il passaggio al limite, però sarebbe difficile da definire, ma insomma si può fare. Però quando abbiamo fatto il discorso intuitivo di passaggio al limite, qua mica ci abbiamo messo retto, ci abbiamo messo f, quindi vale sostanzialmente per ogni f intuitivamente, è fatto allo stesso modo, quindi questa effettivamente, questa definizione va bene per ogni f, o almeno per adesso per ogni f che sta in L1. Ok? E qua ci fermiamo un attimo per capire bene qual è la relazione che c'è tra gli spazi LP. Se vi ricordate, se vi ricordate, se vi ricordate, per esempio, se io dico che F appartiene a LP, allora P è un numero che sta tra 1 e più infinito, ci mettiamo anche più infinito nel senso che all'infinito si fa la norma dell'estremo superiore essenziale, però siamo su un intervallo, ci mettiamo su un intervallo a B. Allora questo qua mi dice che F appartiene a LQ di AB
però di Q minore uguale di P è maggiore uguale di P. Cioè sui limitati, o meglio sugli spazi di misura finita, quando non specifico niente significa che stiamo parlando della misura del vettore, qua siamo in R, la misura del vettore, della lunghezza, una dimensione integrale normale. Perché vale questo? Perché come si fa l'integrale di f alla il valore assoluto di f, modulo di f, diciamo stiamo anche a valori complessi, non è un problema, alla p in dx. Questo lo posso vedere come l'integrale di f di x alla q alla p su q tra e b per scusate questa qua minore uguale di x alla 1 su p alla q su p alla p alla q su p alla p su q per integrare. Che cosa sto usando? Sto usando, chiamiamoli ρ e sigma, ρ uguale a q su p. Questo è un esponente maggiore uguale a 1. Ρ uguale esattamente il contrario, qua è q, qua è p su q, qua è p su q. Sto usando p su q che è maggiore o uguale a 1 e chi sarà l'esponente coniugato? Rho primo sarà, se vi ricordate, 1 su rho più 1 su rho primo per fare 1. Quindi supponiamo per semplicità che questo sia maggiore di 1, perché se è uguale non c'è niente da dimostrare. Questo fa 1 fratto 1 meno 1 su 3, ok? Cioè fa P meno fratto P meno 1, ok? Allora, questi qua sono due esponenti coniugati. Allora che cosa sono? Questa è una funzione di L1. Perché? Perché modulo di F alla P l'integrale è finito, sta in L1. 1 pure è una funzione che sta in L1, anzi il prodotto sta in L1, f per g sta in L1, f di x alla p per g che vale 1 sta in L1. Allora, per la disuguaglianza di ordine noi sappiamo che quell'integrale è più piccolo della norma di questa funzione qua. Voi sapete, sì, della norma di allora, era giusto prima. P è più grande, giusto? Sì. Sì. È perché io qua devo voglio maggiorare quello con Q. Ok. Ok. Questo integrale qua è più piccolo di questo alla P su Q alla Q su P, norma dello spazio L P su P, per la norma di 1 alla rho primo, cioè p meno p su q tra e p dx elevato alla p meno q su p. Okay? Ok? Ma quanto fa questa quantità? Questa quantità fa la norma di f. Allora, qua mi viene il modulo di f alla p, perché q e q si cancella, alla 1 su p sarebbe la norma di f in lp alla q,
a sinistra c'è la norma di F in LQ alla Q, perché questa non è altro la norma di F in LQ alla Q, e qua che cosa c'è? L'integrale di 1 fa B meno A, questo 1 elevato a qualunque cosa rimane 1, qua viene B meno A elevato al P meno Q fratto P. Elevando tutto alla 1 su Q, che cosa mi viene? Mi viene che la norma di F in LQ è minore o uguale alla norma di F in LP per B meno A alla vediamo un po' se era giusto. Sì, mi pare di sì. Perché qua se faccio i reciproci viene P meno Q più Q che fa P su P che fa U. Quindi questo elevando la 1 su Q dovrebbe venire alla P meno Q fratto P Q, quindi 1 su Q meno 1 su Q. Vabbè, un esponente. Questo è un numero, questo è fisso. Questo è un numero fisso e quindi sapete che la norma in LP è maggiore anche la norma in LQ con Q minore di P. Stavo controllando se la costante è giusta, dovrebbe essere. Quindi, però attenzione che questo vale sugli spazi di misura finita. Sugli spazi di misura infinita questo non vale. Prendete la funzione 1 su tutto R, appena andate a fare integrale in L1 io fa infinito, integrale in L2, integrale in LP per qualunque P fa infinito. Chiaro? Viceversa, posso avere una funzione di L1 che non è limitata. Per esempio, prendi la funzione f di x uguale al minimo tra 1 su radice del valore assoluto di x e 1 su x quadrato. Allora, come è fatta questa funzione? Allora, questa funzione è diversa. A 1, vabbè, è una funzione pari, perché ci ho messo il valore assoluto da dentro. Questa è una funzione reale. A infinito, integrale da 1 a infinito di 1 su x quadro mi fa 1. L'integrale tra 0 e 1 di 1 sulla radice di x, se vi ricordate, è sommabile 1 sulla radice di x. E quindi questa è una funzione positiva, quindi L1. Ok? Ma questa non è L infinito. E non è neanche L2, perché se l'elevo al quadrato, qua mi va bene perché mi fa 1 su x alla quarta. Ma qua mi va male perché mi diventa 1 su x, tra 0 e 1. Quindi state attenti che se lo spazio è di misura finita, gli LP stanno scatolati molto bene. L infinito è contenuto in LP e poi mano a mano che scende P, diciamo, lo spazio si allarga. Quindi il più grande è L1. L1 contiene L2, contiene L3, contiene L4 e così via. LP contiene LQ quando Q è maggiore. Fino ad arrivare a infinito che è quello più. Invece, quando lo spazio di misura è infinita, nessuno è contenuto negli altri. Posso fare degli esempi, capito? L infinito non è contenuto in L1, perché? La funzione 1 non sta in L1. L1 non è contenuto in L infinito, perché? Sta funzione sta in L1 ma non sta in L infinito. Sta in L1 ma non sta in L2. Ok? Uh,
L2 può non stare in L1, perché se io qua metto 1 su x, questa non ci sta in L1. Qua ci metto 1 e 1 su x. Questa sta in L1? Qua, scusate, uno si può assolutamente. Faccio solo questa parte del grafico perché funziona. Adesso questa sta in L1? No, perché l'integrale fa infinito. Però se fai il quadrato di 1 vale 1 e il quadrato di 1 su x vale 1 su x quadro, viene sommato. Quindi vedete, L1 non sta in L2, ma anche L2 non sta in L1. E così posso fare l'esempio, aggiustando gli esponenti, posso fare tra qualunque P e qualunque P. Cioè nessuno degli spazi è contenuto nell'altro. Che cosa me lo permette questo? Vabbè, quando la funzione andava a infinito, quello era il fatto che LP non coincide con LQ anche quando lo fa in misura finita, no? Perché là stavamo tra 0 e 1, allora la funzione può andare a infinito mantenendosi sommabile, però quando vai a fare il quadrato, la funzione del quadrato sarà più grande e magari nel L2 non ci sta, perché l'integrale diventa più grande. Però se lo spazio è di misura infinita, tu c'hai anche che la funzione può andare a 0 di qua, mantenendosi non sommabile, però quando fai il quadrato scende e quindi c'è l'effetto contrario, quindi può magari diventare sommabile. Quindi bisogna stare attenti, vale il discorso che LP è contenuto in LQ se Q però è minore uguale a sugli spazi misura finita, solo là, anzi sui spazi di misura non finita non sappiamo. Poi un'altra cosa, prendiamo una funzione LQ di R, diciamo che Q è maggiore o uguale di 1 ed è minore di più infinito. Ok? Funzione positiva, giusto per semplificarvi la vita, per non farvi lavorare con voi. Domanda: quanto fa il limite per x che tende a infinito di quella funzione? Sai che stai nelle Q, supponi che Q sia 1, no? Quanto fa il limite di quella funzione per x che tende a infinito? Ni, non è vero che faccia 0, però la risposta, però non può fare un'altra cosa. Qua, per esempio, 1 fratto 1 più x quadro è sommabile, tende a 0. Sta in LP, anzi, quello sta in L, in LP, in LQ per ogni Q. Che più la elevi, più quella scende, no? È minore o uguale di 1. Se sta nell'infinito può avere pure una costante, per esempio C, allora il limite non può fare 0. Può non fare 0, scusate. Però effettivamente, se la funzione sta in LQ, se il limite facesse una cosa diversa da 0, ebbene, la funzione, siccome è positiva, definitivamente, se il limite vale L, sarà maggiore di L mezzi. Definitivamente che significa? Da un certo M in poi. E allora l'integrale quando fa m, da m a infinito, la lunghezza è infinita, qualunque sia la potenza che scegliete, l'integrale farà sempre infinito, quindi non può avere un limite diverso da 0. Allora lui dice giustamente, allora c'è il limite fra 0. Ecco, allora questa è la risposta giusta. Se al limite
tende a zero, ma non deve avere per forza il limite. Questo era l'esercizio che c'era al mio compito di missione dottorale, perché è facile da fare, guardate. Tu cosa fai? Prendi una funzione, qua ci metti un, vogliamo fare L1, prendi un triangolo, questo triangolo ce lo metti di area 1, poi ti sposti qua, fai un altro triangolo più alto il doppio, però di area 1,5, che significa l'altezza del doppio va a base da diminuisci 4 volte. Poi prendi un altro triangolo, fai l'altezza del trigono e la base la fai 9. L'altezza è il quadruplo e la base la fai 16 volte, così l'area saranno 1, 1,5, 1/4, 1/8, eccetera. Se io prendo la funzione che ha questo grafico, qual è l'area totale? 1, 1,5, 1/4, 1/8, eccetera, eccetera, fa 2. E quindi è sicuramente L1. Però questa funzione cosa fa? Vale 0, poi c'è questo piccolo. Vale 0, poi c'è questo piccolo. Vale 0, poi c'è questo piccolo che vale 4, poi c'è 0, questo piccolo che vale 8, poi c'è 0, c'è un altro piccolo che vale 16. Ce l'ha il limite a infinito? No, c'ha minimo limite che vale 0 e massimo limite che vale più infinito. Dice, ma questa è una funzione che non è C1, si può fare pure C1, si può fare C2, si può fare pure analitica. Quella è una somma di una serie di funzioni, se le funzioni le prendi, se invece di prendere un triangolo ci prendi una curva di Gauss con l'area 1, 1,5, 4, eccetera, funziona lo stesso. Fai la somma della serie delle funzioni. Ok? Quindi gli spazi LP sono un qualcosa di delicato, soprattutto se le relazioni, alcune relazioni, appunto, l'abbiamo dimostrato, sono facili, altre relazioni sono più delicate, bisogna stare attenti a ragionare. Perché parlo di questo? Perché per quali funzioni è naturale definire sta benedetta trasformata di Fourier? Per quali funzioni è naturale definire la benedetta trasformata di Fourier? Beh, sicuramente per quelle nelle 1. Sicuramente per quelle nelle 1. Ok? Questo è ovvio. Perché se è in L1, qua il modulo di questa si può maggiorare con l'integrale del modulo. Questo modulo fa 1, così l'integrale di questo modulo fa la norma di f in L1 c'è la norma finita, e quindi quell'integrale è ben definito e si può calcolare. Ripeto, problemi di calcolare. Qua avete tutta la misurabilità che volete, questa è la misurabilità di t, questa qua è una funzione c infinito sia in x, in t che in x, quindi non ci sta problema. Il problema era l'integrabilità. Nel momento in cui, non solo, cosa sappiamo noi? Cominciamo a vedere qualche piccola proprietà di F cappuccio. Allora, F la prendiamo in L1. F cappuccio dove sta? Il teorema che abbiamo visto ieri, no? Questa è continua, come è continua in sì per quasi ogni t, perché voi in t ci integrate, è una variabile di integrazione, là si chiamava t, era quella, e quindi questa è okay, quindi la prima proprietà è banale.
poi F è pure limitata, anzi io so pure calcolare la quanto vale il massimo di F. F cappuccio è limitato. Chi è? Allora, guardate bene. Il discorso che abbiamo fatto prima, F cappuccio di xi è minore o uguale integrale a meno infinito e più infinito di F di t in dt, anzi, ma qua posso dare minore o uguale. E chi è questo? Questo è uguale alla norma di F in L1. O no? Quindi sappiamo che questo è meno uguale della norma di F in L1. Quindi andiamo a vedere se è vero. Nel caso della retta, la norma di F in L1 quanto vedeva? 1 per 1 1. E la sinc? Il massimo della sinc dove sta? In 0. Dove la funzione vale? 1. In realtà siccome la F era positiva, qua se ci metto 0, questo non è proprio F cappuccio di 0. Se io qua ci metto 0, questo pezzo diventa 1. Quindi F cappuccio di 0 quando si è uguale a 0, chi è? Non è proprio. Siccome la F era reale non negativa, in quel caso coincideva con F cappuccio, che era uguale a F cappuccio di 0. Ho fatto pure tre disegni di stessa cosa. È stessa cosa. Ok? Poi che cosa possiamo dire ancora? Vi ricordate quel discorso? Se x per f sta in L1 la funzione è C1, se x quadro f sta in C2, se x cubo f. Ma io qua, per esempio, la retta, se la moltiplico per x alla k, è sommabile. Sì. Se la moltiplico anche per il valore assoluto di x alla k, e quella tra meno mezzo e mezzo, il valore assoluto di x è meno uguale di 1, quella funzione addirittura meno uguale di prima, fuori vale 0. Quindi che significa? Che quella trasformata che abbiamo calcolato, poi lo vedremo meglio perché la prossima volta facciamo proprio la lista delle proprietà in maniera, e poi facciamo numerosi esempi di trasformate in maniera più esaustiva. Quella là come sarà? Sarà C infinito. Anzi, in effetti, se io vado a scrivere seno di pi greco xi su pi greco xi, questa funzione com'è? C'è una categoria che era meglio di c, abbiamo visto, è analitica. Perché è analitica? Perché scrivete la serie di McLaren del seno, siccome parte da 1, dividete per xi, vabbè la costante non è importante, e diventa una serie di Taylor che non già parte singolare, no? E quindi la funzione è analitica. Quindi questa è perché è così regolare? E perché l'altra è così sommabile? Addirittura quello vale 0 fuori di un limitato. Quando quello vale 0 fuori la trasformata, poi vale pure quella di trasformata. La di trasformata non è che la trasformata calcolata in meno.
funzione decresce. Vabbè, vabbè, abbiamo tempo per fare questi collegamenti. Quindi ok, però sappiamo anche un'altra cosa, che il limite per psi che tende a più infinito di f cappuccio di psi quando deve fa? Deve fare 0. Vediamo se ci abbiamo il tempo per dimostrare. Sì, sì, forse sì. 10 minuti. Allora. Questo è una cosa importante da capire concettualmente. Vediamo se ce la facciamo in 10 minuti. Allora, chi è F cappuccio di C? Questo è l'integrale, lo voglio scrivere separatamente, di F di T per seno di 2y n psi di cioè coseno di t più di volte integrato meno infinito più infinito di se di f di t per seno di 2y n psi t. Quindi per dimostrare che tende a zero quando scusate, qua la n non c'entra niente, mi è rimasto il residuo da lì. Quando psi tende a infinito basta dimostrare che tendono a zero separatamente sia questo che quello. Siccome il ragionamento è simile, lo facciamo per la parte reale. Se tende a zero per la parte reale, tende anche a zero. Io insomma voglio dimostrare che quando psi tende a infinito, allora cosa devo dimostrare? Devo dimostrare che sia epsilon maggiore di 0 devo mostrare che esiste uno m tale che se il valore assoluto è maggiore di m, allora f cappuccio, diciamo, chiamiamolo questo primo numero, chiamiamolo a di psi, a di psi il valore assoluto è minore. Questo è quello che devo dimostrare, va bene? Ok, ma io cosa so? So che esiste questo però non lo... una funzione a scalino, non una funzione semplice, ma proprio una funzione a scalino. Esiste una funzione a scalino, chiamiamola S di T, tale che F meno S
in norma L1 è minore di Y. Epsilon mezzi. Allora, che cosa io so di questo numero qua, come si comporta rispetto a F? Rispetto a F è lineare, no? Quindi questo dipende da F e lo sto calcolando in su. Questo integrale dipende da F e lo sto calcolando in su. Quindi AF di C, come lo posso scrivere? Lo posso scrivere come AS di C più AF meno S. Perché faccio questo pezzo della trasformata per la funzione S, poi faccio lo stesso pezzo della trasformata della funzione F meno S di somma e mi viene lo stesso pezzo della trasformata della funzione F, che è lineare. Quindi questo è minore o uguale di questo più questo. È minore o uguale di questo. Allora, questa, se ci fate caso, non è altro che una somma di sing, traslate, eccetera. Perché? Perché S è una funzione a scalino, voi invece di avere una funzione rect che è definita su intervallo meno mezzo un mezzo, avete una funzione definita su a con i, b con i, cioè su a con h, b con h, per lambda. Fate l'esercizio se volete, invece di venire la sing, viene una parente della sing, dilatata e alzata. Quindi in ogni caso questo, quando si tende, guarda sopra, più infinito, tende a zero. Questo qua è minore o uguale della norma di F meno S in L1, che è minore di F meno S. Allora, questo è fisso che è minore di F meno S. Questo tende a 0, ci sarà un m in cui questo è minore di epsilon mezzi, epsilon mezzi più epsilon mezzi è minore di epsilon. Ok? Poiché questo tende a 0, ci sarà un m tale che questo è minore di epsilon mezzi. Se questo è minore di epsilon mezzi, questo è sempre minore di epsilon mezzi, il totale è minore di epsilon mezzi. Che è quello che dovevo dimostrare. Vabbè, io ho invocato questo risultato che poi non è proprio facilissimo. Però quello che vi voglio far capire è perché quando io ho una funzione caratteristica di un intervallo e la moltiplico per coseno di xt, coseno di xt, mettiamo la funzione caratteristica vale, qua siamo a 1, quando va? È una funzione che oscilla, no? Il periodo, quando xi va infinito, il periodo tende a 0. Allora che cosa succede? Quando la funzione è costante, quando fate l'integrale di un periodo, la funzione la state moltiplicando per una costante, siccome quella è periodica ma a media nulla, ogni volta che fate l'integrale su un periodo vi viene 0. Allora cosa vi rimangono? Vi rimangono, quando andate a fare l'integrale, due spezzoni di integrale, cioè il primo e l'ultimo, ma quelli sono maggiorati da 1 per la lunghezza del B e quindi quando si tende a infinito quello tende a 0. Quindi questo è il motivo per cui questo qua si chiama lemma di Riemann, cioè quando voi avete l'integrale di una funzione caratteristica per il coseno di nt o per il seno di nt, quando n tende a infinito questo integrale tende a 0. Banale. E qua è per coseno di xt, invece di nt c'è xt e xi va infinito, qua. Il periodo non è un sottomultiplo, no, un sottomultiplo intero di 2π greco, ma è 2π greco su xi. E vabbè, fa lì. L'importante è che fa 0. Chiaro? Ok. Quindi, siccome questo andava a 0 per la retta e tutte le funzioni a scalino, e siccome le funzioni a scalino sono dense in L1, sono dense in L1,
Attenzione, io non sto dicendo che potete, per esempio, se lo fate quasi, insomma, il risultato è vero, quindi poi ci rifletterò se è dimostrato, perché questo è un risultato comunque tecnico. Come lo vedi che le funzioni a scalino sono dense in L1? Si fa in un modo strano, perché tu la misura di Lebesgue l'hai fatta approssimando, le misure l'hai fatta approssimando con le funzioni caratteristiche, non con le funzioni a scalino, con i combatti, con gli aperti, eccetera. C'è molto torna che le funzioni a scalino sono dense. Ma perché sono dense? Perché tu non approssimi sempre da una parte sola, tu approssimi che la differenza tende a zero, capito? Allora, come si fa? Si fa così, si fa vedere prima, se vi ricordate, per L2 l'avevamo già visto, abbiamo visto che le funzioni continue erano dense in L2, le funzioni C infinito, continue, ma poi anche C infinito, perché l'avevamo visto tramite la serie di Fourier, perché io prendevo prima oppure lo sfruttavamo, no, lo sfruttavamo per vedere la convergenza totale. Qualcosa abbiamo fatto, non mi ricordo se l'abbiamo mostrato. Comunque, prima si fa vedere che quelle continue sono dense, poi quelle a scalino sono dense in quelle continue, e quindi per densità, densità significa la chiusura del zero più piccolo è uguale alla chiusura del zero più grande. Se la A contiene B che contiene C, la chiusura di C uguale alla chiusura di B, la chiusura di B uguale alla chiusura di A, se denso in denso è denso. Ok? Quindi queste tendono a zero e allora anche le altre tendono a zero, perché per densità. E quindi questa è la dimostrazione in verità. Però la cosa importante, ripeto, è il perché tendono a zero, è perché quando tu analizzi con una frequenza alta, quello che ti rimane di contenuto, cioè tutto quanto questo se ne va, quello che ti rimane di C con N deve essere basso, quando N è alto, quando X è alto, quell'integrale deve essere basso, perché ti rimane solo una cosa compresa tra meno 1 e 1, vabbè, diciamo tipico per lambda, tra meno lambda e lambda per il periodo tende a 0 e quindi tende a 0. Chiaro? Ok. E vabbè, allora direi che per oggi ci possiamo, abbiamo comunque impostato, io preferisco andare molto piano su questa parte perché è il solito discorso, matematica è costruita pietra su pietra, meglio che tu vai piano, costruisci mezzo palazzo che si regge, che se tu vai molto velocemente costruisci molto in fretta una torre di Babele e cosa ne cazzo.